la situazione è veramente grave, ragazzi. I'm sorry, guys. I have to talk Italian again because I found this other Italian sheeple here. Quindi, ragazzi, qui la situazione è grave, come possiamo vedere. È stato creato, è stato potenziato in laboratorio. Chi ci governa lo sapeva benissimo. Invece li hanno chiusi cosa? Adesso, dopo che ormai la peste è arrivata, o che si fanno? Chiudiamo i porti, chiudiamo gli aeroporti. Esiste solo nella TV, la peste, esiste solo nella TV. Ma non esiste il virus, ragazzi, non esiste. Stanno a rincoglionire, spegnete la TV. Sì, io non ne guardo per niente. Non guardo telegiornali, non guardo tutte queste cose qua. Sì, voi non guardate mai, però quando vi sento parlate tutti allo stesso modo, siete tutti influenzati dalla TV. No, noi parliamo da sardi, perché la Sardegna è un'isola e poteva rimanere tale isolata da questo problema. Ma scusa, ma tu fai parte della stessa prigione che fa parte qualsiasi paese. Tu pensi di essere diversa, di un altro pianeta? No, ma essendo un'isola potevamo rimanere isolati, che la Sardegna potrebbe diventare autonoma. Ma poi ancora che pensa di essere autonoma dentro una prigione? Comunque, basta che ci credi. Ma siccome noi italiani e noi sardi non siamo fessi, quell'altro, il ministro del Gran Bretagna... Ai, che continui a parlare a livello di stati e di politici. Ma è così, ma devi andare oltre. A livello politico, gli italiani non sono scemi. Non sono scemi. Assolutamente. No? Perché questa cazzo di cosa l'hanno creata i sinistrosi, i comunisti di merda. Perché No, Marcel Duchamp. Vai, un'altra lezione da Daniela, vai. Dovete guardare le televisioni di destra, non guardate la Rai. Non guardate la Rai, spegnete non guardate la Rai, che vi fanno credere quello che vogliono loro. Guardate quello delle guardate le italiane. Capito qual è il problema della pecora, ragazzi? Ancora pensa che c'è una soluzione e che proviene dall'uomo. Senti, cara ospite, la nostra trasmissione sta per finire. La ringraziamo. Allora, sa qualcun'ultima cosa da dirci, che non vede l'ora di dirla, la dica adesso e tascia per sempre. No, cari italiani. Care pecore italiane, scusa. Care pecore, tutto andrà bene. Possiamo aspetta un attimo. No, aspetta che ti faccio vedere lo striscione, questo è importante, che ecco, i sardi un altro striscione, vedere. Un striscione d'artista. Uno striscione d'artista questo, Un atomo. Senti, però se il messaggio è uguale a quello, come hanno fatto miliardi di altri pecore, andrà tutto bene. Ma qui c'è la bandiera della Sardegna. Quindi. Allora, ragazzi, avete conosciuto Daniela, adesso ci farà vedere, ecco, Forza Sardegna. Ecco, e con questo possiamo... Non ci sono parole, lì c'è la croce dei massoni che proprio è la pecora bendata, cioè che non capisce un cazzo perché brancola nel buio. Quella è la mia spiegazione della bandiera della Sardegna. Sì, è questa la bandiera di che? È questa qua, vediamo sempre la croce dei Templari, la solita croce. Sì, questa è la bandiera della Grecia. E le linee tipo prigioniera, insomma, la stessa cosa. Ecco, tu hai spruzzato roba velenosa nell'aria per fare quella arte. Questi sono gli ultimi giorni, ragazzi. Questa donna forse non si rende conto della gravità della situazione, però va bene, ragazzi. Io ci ho provato e abbiamo parlato con Daniela.